La notte di San Lorenzo è la notte delle stelle che brillano, è la notte dei sogni espressi e dei desideri per cui lottare. L'Italia della pallamano tra poco chiederà agli astri solo qualche ora di anticipo nell'esprimere e nel vedere realizzati i propri sogni e le proprie ambizioni. Sì, perché questo è il momento di Italia-Repubblica Ceca e non è una gara qualunque. È la semifinale degli EHF Championship Under 17 di Lignano Sabbiadoro che mettono in palio la promozione agli europei giovanili di prima divisione del 2021. Da Matteo Aldamonte, una buona serata a voi amiche e amici della pallamano e benvenuti in una serata tinta d'azzurro. Immagini in diretta dalla Palabella Italia che ha già dato il suo primo e importante verdetto questa sera perché l'Islanda ha staccato il pass per la finale in una semifinale. Finale thriller con la Polonia, sempre avanti le polacche che venivano dal girone dell'Italia e invece poi è arrivata la rimonta nel finale, la vittoria col risultato di 25-23 in favore dell'Islanda che adesso attende di conoscere, potrebbe ritrovare la Repubblica Ceca che ha già battuto nella fase a gironi, potrebbe trovare l'Italia padrona di casa che nel suo raggruppamento ha chiuso al primo posto, 6 punti gli stessi della Polonia, ma 6 punti sono bastati in virtù del vantaggio negli scontri diretti per piazzarsi al primo posto e per arrivare da prima della classe a questa attesissima semifinale. Solo la prima di domani, della finale di domani alle ore 17, va ai campionati europei Under 17 e Under 19 nella prima divisione del 2021. Formazioni, iniziamo dalla Repubblica Ceca con l'aiuto della grafica che pregherei la regia di offrirci appunto sul sfondo della pala Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, Serpova, Konigova, Olechova, Dankova, Kuksova, Flekova, Kubalkova, Bostarkova, Olenakova, Drozdova, Polakova, Smejova, Laskova, Čelevolova, Frasikova e Mala. Questa è la formazione della Repubblica Ceca, dall'altra parte c'è l'Italia, non ci sono variazioni nelle 16 scelte dal tecnico Liliana Ivaci. Di Giugno, Conte, Ingrassia, Podda, Davoli, Ponti, Lupisella, Egliarrua, Gozzi, Fabbo, Sizia, De Santis, Cappestrini, Manojlovic, Andreani e Vinci. Queste le 16 scelte da Liliana Ivaci, affiancata da Adele De Santis e da Elena Barani sulla panchina a formare lo staff tecnico della nazionale azzurra che nel girone, lo ricordiamo, ha battuto 30-27 la Polonia all'esordio, poi vittoria di misura 24-23 contro la Nord Macedonia, largo invece più 9 35-26 contro l'Azerbaigian che ha chiuso peraltro questa mattina la sua manifestazione al nono posto battendo il Kosovo, unico passo falso, unico neo contro la Bielorussia, una sconfitta di misura maturata in modo strano per la verità perché l'Italia anche in quella partita era stata avanti e aveva palesato purtroppo un calo di concentrazione che nelle precedenti partite aveva registrato sì ma era riuscita a arginare, a cancellare andando a prendersi due punti, non ci è riuscita invece la nazionale azzurra nel corso della sfida contro la Bielorussia e le bielorusse hanno avuto la meglio comunque non centrando il passaggio del turno alle semifinali, la Bielorussia che disputerà infatti le finali del quinto e sesto posto. Direttore di gara, la coppia formata dai signori Ershov e Pavliukov provenienti dalla Russia, Bolov è il delegato della Federazione Europea di nazionalità tedesca, Michel Caillet invece dalla Francia lo affiancherà al tavolo degli officials di questa sfida, coppia russa Ershov Pavliukov che ha già arbitrato l'Italia nella partita di debutto contro la Polonia con la vittoria azzurra, adesso è il momento degli inni nazionali con quello dell'Italia.
Si stringono le azzurrine, come recita l'inno d'Italia, si stringono perché questa sera servirà essere uniti, servirà essere determinati per rincorrere il sogno di approdare in finale e continuare a lottare per la promozione. L'inno della Repubblica Ceca. Si sfidano la squadra con la percentuale realizzativa più alta dalla linea dei 9 metri, 46,9%, l'Italia contro il miglior portiere del torneo, Para, con il 54,5%, infatti Adela Sarpová, l'estremo difensore della Repubblica Ceca. Dati questi raccolti in questi giorni qui a Lignano Sabbiadoro da Sergio Palazzi, impiegato nelle vesti di analista per la Federazione Europea, match analyst della Nazionale Azzurra, avremo modo nel corso della telecronaca naturalmente di snocciolare e di approfondire altri numeri sicuramente interessanti che riguardano questa sfida. Due su tutti però riguardano Ramona Manojlovic e Giulia Fabbo, con 25 reti ciascuna. Sono le due giocatrici top scorer dell'Italia che hanno trascinato l'Italia assieme a Martina De Santis, un trio di terzini che ha sicuramente contribuito in maniera decisiva al cammino fino a qui eccezionale della Nazionale Azzurra, che proverà questa sera a centrare il pass per la finale, per regalare un'altra estate da ricordare alla pallamano italiana dopo quella dell'anno scorso, lo ricordiamo, con la vittoria dell'Under 18 a Tbilisi, Under 18 maschile, che ha centrato la doppia promozione in Under 18 e nell'Under 20 ai campionati europei di prima divisione, che si disputeranno nel corso della prossima estate a luglio, quelli dell'Under 20 in Italia peraltro, tra Bressanone e Innsbruck in coorganizzazione con l'Austria, e a Celje in Slovenia ad agosto invece quelli Under 18, dove sarà importante piazzarsi dal 14° posto in su, perché 15 e 16 sono i posti che significano retrocessione nuovamente nella seconda divisione agli EHF Championship. La carica delle azzurrine, questa è la loro serata, è il loro pomeriggio qui alla Palabella Italia di Lignano Sabbiadoro. Non ci sono novità né nelle 16, l'abbiamo detto in precedenza, né nello starting 7 voluto da Liliana Ivaci e Ghiarrua, Gozzi, Fabbo, De Santis, Podda, Manojlovic. Tra i pali c'è Martina Sizia, che para al momento con il 37,6%. Attaccherà da destra a sinistra dei vostri schermi in tenuta completamente rossa la Repubblica Ceca, si difende in maglia bianca, pantaloncini azzurri l'Italia. È iniziata la seconda semifinale dei campionati europei di seconda divisione femminili. L'Islanda attende di conoscere la vincitrice. Primo possesso della partita subito con la Repubblica Ceca, con Olechova in posizione di centrale che fa girare il pallone per cercare di penetrare la difesa 6-0 dell'Italia. Sarà indubbiamente una battaglia, come detto la Repubblica Ceca vanta una efficienza difensiva notevole, la migliore del torneo, come anche la prestazione complessiva fino ad ora offerta dal suo portiere. Attenzione alla conclusione, para Sizia dalla distanza, la palla torna però ancora nelle mani di Olechova, che permette dunque alla Repubblica Ceca di riorganizzarsi. Ancora un giro palla con Flexova. Olechova per vie centrali, l'uno contro uno, poi la palla per Dankova, la conclusione parata ancora da Sizia, doppio intervento di Martina Sizia che inizia con il piede più che giusto, doppia parata, è la sua carica poi per permettere alle compagne di gestire questo possesso. Il primo della partita sulla difesa schierata delle avversarie, attacco dell'Italia con De Santis nel mezzo,
A destra c'è Ramona Manojlovic, giù da Fabbo impiegata come terzino sinistro. Questa è una novità tattica rispetto a quello che avevamo visto nei giorni scorsi con Fabbo, che aveva sempre iniziato contromano. Ramona Manojlovic, lo scavalcamento per far male, il tiro, c'è stata la parata di Sarpova, ma si va dalla linea dei 7 metri. Ramona Manojlovic, come aveva fatto male nei giorni scorsi, riesce anche questa sera al suo primo attacco con uno scavalcamento fulmineo a lasciare sul posto il difensore De Santis dalla linea contro Sarpova. Tutto pronto per l'esecuzione di questo tiro dai 7 metri che para Sarpova, che attendeva sulla linea l'estremo difensore della Repubblica Ceca. Arriva, come detto e come già sottolineato, in gran forma questa partita e ha subito dimostrato di quali doti può disporre. Bell'intervento e grande carica, 0-0 dopo 2 minuti. Dankova prova la penetrazione, il tiro parato da Sizia. Terzo intervento nel corso della partita di Martina Sizia. Possiamo andare dall'altra parte, Giulia Fabbo prova a staccare lei dalla linea, l'uscita difensiva abbastanza arcigna, la difesa della Repubblica Ceca, in questo caso con Lucy Drozdova. È andata a prendere Giulia Fabbo, evitando che il terzino della Iomi Salerno e della Nazionale potesse lanciarsi dai 9 metri, dove ha fatto malissimo, in particolare contro la Polonia all'esordio. De Santis, Fabbo ancora, il cambio di posizione tra le due, la palla dentro per De Santis, è un pallone difficile, però allora possiamo giocare ancora perché il rimpallo ci agevola sempre. Manojlovic che prova ad avvitarsi su se stessa, la tiene in qualche modo, però Lucy Flekova ancora, ci sarà un 9 metri a beneficio dell'Italia che attacca con due pivot. A sinistra il pallone per Fabbo, poi Gozzi che deve andare ad attaccare, attenzione, ma Giulia Fabbo che ha spazio per prendersi la conclusione. Rete dell'1-0, Giulia Fabbo che inizia nel modo migliore, staccando dai 9 metri, la sua dote principale, quella di far gol dalla distanza, stacca anzi dai 10 metri, prova a prenderla. E quello che ha detto Fabbo all'estremo difensore avversario, naturalmente la Repubblica Ceca non sta a guardare, risponde in un amen con il gol di Veronica Olechova, che incrocia ottimamente e batte Sizia. L'Italia vuole subito accelerare, 3 e mezzo trascorsi, 1-1 il risultato, botta in risposta, prima tra i portieri con Sizia e Sarpova, ora tra i tiratori, che ha segnato Fabbo, ma ha segnato anche la Repubblica Ceca, nuovamente Fabbo, si muove De Santis con un incrocio largo tra i terzini, il tiro cercato da Manojlovic che è stato murato e sporcato, poi il contropiede, attenzione dall'altra parte, il tiro è il 2-0 di parziale con cui la Repubblica Ceca mette la testa avanti per la prima volta nel corso della partita. Michela Smejova va a segnare per il 2-1 quando siamo al quarto minuto di partita. Attacco Italia, Manojlovic, Fabbo, si appoggia a Iarrua, fallo e 9 metri a beneficio dell'Italia, che ha già ripreso a giocare. De Santis, l'uno contro uno di Fabbo, stavolta verso sinistra Iarrua, la giocata splendida, para però Sarpova che aspettava sulla linea dei 4 Beveline Iarrua. Ancora un grande intervento da parte dell'estremo difensore della Repubblica Ceca, Dankova, per il suo tentativo di uno contro uno. C'è questo sfondamento chiaro alla luce del sole, la coppia arbitrale non ha avuto dubbi, buona la difesa di Fabbo che anche nelle partite della fase a gironi era stata in grado di arginare gli attacchi in velocità delle avversarie, facendo valere le sue leve lunghe, prendendo sempre posizione con anticipo. È uno schema chiamato da De Santis, che gioca defilata in posizione di terzino destro, ma è lei l'anima e il cervello dell'attacco dell'Italia. Manojlovic, ecco De Santis che ha spazio per la conclusione, pallone che batte sulla traversa, ancora un errore al tiro dell'Italia, il secondo consecutivo dopo quello di Iarrua, il terzo se consideriamo anche il tiro dai 7 metri fallito proprio da De Santis. La Repubblica Ceca vuole accelerare poi e lo fa con Lucy Flekova, che è stata fermata però in maniera fallosa, ritmi abbastanza alti fino ad ora nel corso della partita. Italia che però si sta lasciando un po' intimorire dalle parate di Sarpova. Per la verità in termini numerici sono solamente 2, perché il resto l'ha fatto l'Italia andando a sbagliare le sue conclusioni come nell'ultimo caso con De Santis. Abbiamo comunque la possibilità di andare a difenderci in questo caso, brava Manojlovic ad evitare il tiro dai 7 metri con una sempre sgusciante Michela Dankova. Attenzione a questo nuovo attacco, sempre Dankova, Olechova che aspetta il pallone a destra, poi si va per via centrale, ancora la conclusione è murata dall'Italia, la palla resta lì, è roba nostra quel pallone perché è terminato sui piedi di Dankova. Possiamo accelerare dall'altra parte, Fabbo
per Gozzi al piccolo trotto di Tale, che vuole riposizionarsi ma non troppo, perché preferisce comunque attaccare in velocità. Ci prova De Santis a buttarsi nello spazio, fallo e 9 metri. Manojlovic, Fabbo, ancora De Santis. A destra il pallone per Manojlovic, Fabbo, sempre De Santis che va come doppio pivot. La palla dentro, la raccoglie e poi la rete da parte di Martina De Santis. Hanno paura naturalmente le giocatrici della Repubblica Ceca quando Giulia Fabbo stacca dalla linea dei 9. Fabbo lo sa e butta questo pallone nel mezzo, raccoglie con una mano Martina De Santis che va a trasformare, prima rete della sua partita, 2-2 il risultato. Attacca la Repubblica Ceca che fa girare questo pallone, la buona difesa dell'Italia che dà modo comunque all'avversario di riposizionarsi ma le allontana comunque dalla zona tiro. Arriva la conclusione, tocca Sizia, il pallone termina però in porta, il gol della Repubblica Ceca porta in questo caso la firma di Olenakova. Fabbo al settimo minuto di partita, tante rotazioni operate dalla Repubblica Ceca nel corso delle partite giocate nel preliminary round, 12-14 giocatrici impiegate con costanza dal tecnico Michal Cervenka. Fabbo, la conclusione, palla che batte sul palo, sfortunata ma fortunata nella sfortuna l'Italia in questo caso, perché il pallone è terminato sui piedi della difesa della Repubblica Ceca, in particolar modo di Smejova, e dunque possiamo ancora attaccare, abbiamo un'altra chance. Egiarrua, impiegata come terzino, aveva fatto molto bene contro la Bielorussia da quella posizione, va ad infilarsi a prendersi questo 2 minuti per Olechova e un tiro dai 7 metri in favore dell'Italia. Seconda chance dunque dalla linea dei 7, uno sguardo alla panchina, no, non c'è 7 metri. Solo 9 metri dunque per l'Italia, ma comunque con la superiorità numerica. Entra Ponti dalla panchina, è uscita Fabbo e Egiarrua. De Santis sulla linea, Manojlovic a destra, Ponti. Attacco di Ponti che va come doppio pivot, poi Egiarrua, è chiusa la linea di passaggio su Gozzi. Egiarrua deve andare in elevazione, c'è spazio per Ramona Manojlovic tra le gambe di Sharapova, superiorità numerica giocata alla perfezione dall'Italia questa volta per la rete del 3-3. Stiamo rivedendo nel replay il bel gol confezionato dall'Italia, è la prima rete della partita per Ramona Manojlovic. Nuovo attacco dalla Repubblica Ceca, una serie di finte con la linea di passaggio chiusa, ci sarà un cartellino giallo per Manojlovic, uscita un po' avventata la sua, troppo veemente e soprattutto troppo plateale la spinta, nulla di grave comunque. Olenakova lì nel mezzo con il numero 11 gestisce questo pallone, attenzione al tiro dalla distanza, Parasizia sulla conclusione da parte di Celova, possiamo andare dall'altra parte, deve fermarsi Egiarrua perché non ci sono spazi. Podda abbassa i battiti dell'Italia, rallenta i battiti dell'Italia e permette alle compagne di riposizionarsi. Manojlovic per Ponti, ancora l'attacco in superiorità numerica, altri 19 secondi da giocare con la giocatrice in più per l'Italia. L'invito per Gozzi, pallonetto delizioso, 2-0 di parziale, così si gioca la superiorità numerica, 2-0 di parziale dell'Italia con la giocatrice in più, alla perfezione gestiti questi ultimi due possessi, grande lucidità da parte delle azzurrine, grande concentrazione difensiva, non abbiamo concesso alla Repubblica Ceca la chance di andare a segnare e i gol li abbiamo messi dentro noi. Al decimo il cronometro è andato in doppia cifra e siamo avanti sul 4-3. Nuovo possesso per Cholevova, attenzione al suo scarico a sinistra, non ci sono spazi, è ben posizionata la difesa dell'Italia, molto mobile con Egiarrua in posizione di centroavanti, dentro il pallone, attenzione però perché abbiamo perso la marcatura del pivot in questo caso. Lucy Drozdova è andata a mettere dentro la palla del 4-4, 10 e mezzo giocati. L'Italia che poi preferisce attaccare con ordine. Ci sarà un cambio, esce Ponti, impiegata nella superiorità numerica, entra Fabbo dalla panchina.
al centro Giulia Fabbo, Manojlovic, Ikiarua sulla linea dei terzini, De Santis invece piegata come pivot, Podda deve andare in palleggio, rischia qualcosina su questo passaggio, poi il pallone le torna indietro, non ci sono spazi però, allora nuovamente Luisella Podda che deve tornare per via centrale, si va da Ikiarua che va a contatto con la difesa, poi Fabba, spazio per la conclusione, l'aspettava su quel palo, questa volta Sharapova che si avventa come un gatto su quel pallone vagante, la rifà propria. Repubblica Ceca che si porta dall'altra parte, il contrattacco va a sbattere però contro Manojlovic. Ottima la sua chiusura su Cholevova. Sempre 4-4 il punteggio. Le finte di Dankova. Poi il tiro è... tocca Sizia, palla che beffarda entra in porta, la carica dalla panchina, arriva in primis da Sara Di Giugno, collega di reparto di Sizia. Sfortunato l'estremo difensore di origini sarde in questo caso. Repubblica Ceca che ha piazzato a sua volta un 2-0 di parziale ed è avanti sul 5-4. Manojlovic per Fabbo questo pallone, poi Ikiarua, Manojlovic come doppio pivot, tutti e due nel mezzo i pivot, però ci sono pochi spazi per andare ad attaccare, ci prova Fabbo dalla distanza, pallone che termina però alto sopra alla porta, difesa da Sharapova che è velocissima nel ridare in là l'azione d'attacco della Repubblica Ceca, l'uno contro uno di Cholevova, poi attenzione a questo tentativo d'attacco, rischia qualcosina in questo caso l'attacco della Repubblica Ceca. Flekova, Olenakova, Cholevova, la sua finta di tiro, ci mette un passo di troppo, cambio di possesso, fallo in attacco e palla recuperata dalle azzurrine. Cambio attacco difesa, rientra Ikiarua. Possesso Italia. Manojlovic, Fabbo per De Santis, consueto incrocio largo, solo fintato però, e poi dentro per Ikiarua. Ci abbiamo creduto un po' tutti a quell'incrocio largo perché l'Italia lo aveva già proposto in tante occasioni, l'unica a cambiare idea, a farlo nel modo giusto è stata Ramona Manojlovic, poi però bisogna riposizionarsi immediatamente in difesa, arriva il gol da parte della Repubblica Ceca in questa occasione con Denisa Olenakova, si era attardata nella fase di rientro proprio Manojlovic. Sei a 5 il risultato. Ikiarua, la finta di andare in elevazione viene fermata in maniera fallosa. Metri con Ikiarua pronta a rimettere in gioco il pallone. Le finte di Fabbo, dentro per Ikiarua, ancora sulla linea dei 6 metri, stanno avendo difficoltà adesso le giocatrici della Repubblica Ceca ad arginare Bevelin e Ikiarua, ancora una volta l'Italia risponde col suo pivot, seconda rete consecutiva per Ikiarua, c'è stato anche un cambio in difesa con Manojlovic che adesso passa a difendere da terzo insieme a Fabbo, e Ikiarua passa invece come secondo difensore, il tiro è bella rete questa incrociata da parte della Repubblica Ceca con Olenakova, si è arrabbiata moltissimo però in panchina Liliana Ivaci che probabilmente vuole un'uscita maggiore perché la Repubblica Ceca non può avere la possibilità di entrare all'interno dei 9 metri per prendersi il tiro. È accaduto in questo frangente, ma era già accaduto in precedenza. 7-6, comunque gara estremamente combattuta e non potrebbe essere altrimenti. Attacca l'Italia, siamo al quarto d'ora. Manojlovic, De Santis, incrocio largo, la palla a sinistra per Giulia Fabbo che poi gioca d'appoggio con Gozzi, la quale va in uno contro uno, c'è l'uscita, riesce comunque a dare respiro all'azione, poi riesce in qualche modo a girarsi De Santis, ci sarà un cartellino giallo all'indirizzo di Cholevova, è stata ammonita, Sharapova intanto chiede di asciugare il campo
è ripreso il gioco. De Santis si butta nello spazio, ha capito di poter far male lì nel mezzo. Martina De Santis, Fabbo viene atterrata, ancora 9 metri, stacca Giulia Fabbo il tiro parato da Sarpova. Conclusione abbastanza centrale questa volta di Giulia Fabbo, non cambia il punteggio, 7-6, attacca la Repubblica Ceca con il pallone che viaggia da destra a sinistra, nel mezzo il tiro murato dall'Italia, stavolta ottima la chiusura difensiva, c'è il lancio per Gozzi, lancio troppo rischioso questo di Sizia, era chiusa la linea di passaggio in quel caso, la Repubblica Ceca può riproporsi in avanti, annullato dunque quanto di buono fatto dalla difesa dell'Italia con quel gran muro nel mezzo sul tiro cercato da Ostarkova che è entrata nella panchina, solita serie di cambi nelle fila della Repubblica Ceca, dentro il pallone sui piedi di Manojlovic, 9 metri, ancora a sinistra Ostarkova, al centro c'è Olenakova, Ostarkova di nuovo, doppio pivot con il taglio di Konigova. Dai 9 metri la conclusione, para Sizia che riesce a deviare, ha letto con anticipo le intenzioni dell'avversario, è riuscita a spingere via quel pallone dallo specchio della sua porta e a rifarsi dopo l'errore sul lancio in precedenza. 7 Repubblica Ceca, 6 Italia a questa semifinale dei campionati europei di seconda divisione Under 17 femminili. Alla Palabella Italia di Lignano Sabbia d'Oro, l'Islanda già qualificata dopo aver eliminato la Polonia in rimonta attende di conoscere il nome della sua avversaria. Scavalcamento di Manojlovic, 9 metri e Ghiarrua dalla linea tratteggiata fa ripartire l'azione. Manojlovic, largo il pallone per Fabbo che prova ad entrare dentro, subisce ancora fallo Giulia Fabbo. Sempre dai 9 sul lato destro del proprio attacco l'Italia. Gozzi, questa volta in posizione di centrale, c'è fuori De Santis. Ancora Gozzi come doppio pivot. Il tiro di Manojlovic, palla da una parte, portiere dall'altra. Ha osservato nel migliore dei modi il movimento di Sharpova e poi solita eleganza nei movimenti e nell'esecuzione di tiro da manuale. Lo stacco e la conclusione di Ramona Manojlovic per il 7-7 al 18° minuto del primo tempo. Italia che si difende su questo tentativo della Repubblica Ceca. Il tocco è del nostro muro, buona però ancora una volta in questi frangenti la premiata ditta Fabbo Manojlovic. Ancora attacco per la Repubblica Ceca perché l'ultimo tocco è proprio del muro dell'Italia, esce Gozzi che avanza e va a chiudere la linea di passaggio, poi una serie di incroci, attenzione alla conclusione della distanza centrale, ha parato Sizia, vediamo se c'è possibilità di andare con un lancio, no, ci affidiamo alle mani sicure di Ramona Manojlovic e Ghiarrua va lei in uno contro uno, c'è un taglio e Ghiarrua fa tutto da sola, non si è accorta del taglio da parte di Podda, ha provato comunque una conclusione che poteva starci da quella posizione di campo, peccato perché non è arrivata con la giusta coordinazione, non è riuscita a dare la giusta forza al pallone. Repubblica Ceca che invece sbaglia, per nostra fortuna aveva costruito un'azione splendida per portare al tiro Polakova, grande passaggio per liberare la compagna, grande assist da parte di Ostarkova, nulla di fatto però per nostra fortuna quando andiamo verso lo scoccare del 20°. Sempre primo tempo, Italia, Italia, il coro del Palabella Italia di Lignano Sabbia d'Oro che incoraggia e sostiene le azzurrine in questo caldo sabato pomeriggio di agosto, pomeriggio che fa rima con semifinale dei campionati europei. Fabbo aspetta il pallone da Podda, poi la riceve largo per Ponti che però non ha spazio, viene fermata in maniera fallosa, spinta contro i cartelloni pubblicitari, si ricomincia dai 9 metri con un richiamo verbale della coppia arbitrale all'indirizzo della difesa della Repubblica Ceca, in particolar modo dell'ala sinistra, attenzione al tiro, Giulia Fabbo vietato lasciarla entrare all'interno dei 9 metri perché altrimenti la fine è una soltanto, letale. Giulia Fabbo, rivediamo l'azione, stacca un passo
in più dentro ai 9, difficile arginarla, bravissima in questo caso invece Fabbo, difesa eccezionale in uno contro uno sul pivot, si prende un cartellino giallo ma il male minore per come si stava mettendo quell'azione della Repubblica Ceca, che erano rimaste davvero in uno contro uno. Serve grande lucidità e grande tecnica difensiva per evitare alla pivot di girarsi. Attacco della Repubblica Ceca ancora dopo il fallo, 9 minuti anche meno al termine del primo tempo, 8-7 il risultato. Come al solito quando la palla arriva a sinistra Gozzi si alza come centroavanti nella difesa dell'Italia che si trasforma in 5-1. Il pallone che arriva a sinistra è un passaggio sbagliato però comunque sotto fallo, 9 metri ancora. Italia che deve tenere alta la concentrazione difensiva. Nessuno dei due tecnici ha chiesto, ha speso il proprio time out fino ad ora. Il tiro e la rete da parte della Repubblica Ceca con Olenakova, che ha sorpreso questa volta la difesa dell'Italia con un bel uno contro uno sui 9 metri. Riuscita poi ad incunearsi, Gozzi è stata costretta a lasciar correre l'avversario, a lasciarla andare per evitare danni peggiori di un semplice gol, avrebbe rischiato anche la sospensione temporanea. Buttiamo via questa palla questa volta nel tentativo di liberare Ghiarrua, la Repubblica Ceca si riporta dall'altra parte, il tiro in corsa, l'ultimo tocco del muro, poi ci pensa Sizia a sporcare quel pallone quanto basta per trovare come migliore amica la traversa che evita al pallone di entrare in porta. Grande reattività, colpo di reni da parte di Sizia che stava andando da tutt'altra parte, ovvero nella direzione originaria del tiro, invece la palla è stata deviata dal muro. Ottima complicità, anche un po' di fortuna, quella che serve per attaccare ora, per provare a portarsi sul più uno. Passaggio rischioso da parte di Manojlovic, possiamo giocare ancora con Fabbo che va a servire Gozzi, l'uno contro uno, accennato di Gozzi che lascia a Pod, dalla quale gioca d'appoggio ancora, si va a sinistra, Manojlovic il sottomano cercato, tiro da fermo, da evitare queste conclusioni, ancora una volta però la dia bendata è dalla nostra parte, palla in mano all'Italia perché l'ultimo tocco è del muro. Ponti, direttamente da Fabbo, possiamo riorganizzarci, diamo un'occhiata anche all'arbitro perché potrebbe arrivare, eccola la segnalazione di passivo, e allora Gozzi in uno contro uno, poi attenzione, dentro la palla per Ghiarrua, secondo passaggio sbagliato dall'Italia però per tentare di servire Ghiarrua, il contropiede dall'altra parte, la Repubblica Ceca trova la via del gol con Cristina Konigova. Ancora una volta l'Italia aveva cercato di liberare il suo pivot senza riuscirci, 9-8 il risultato, la Repubblica Ceca rimette la testa avanti al 23esimo minuto. E abbiamo rivisto il gol, c'è un cambio adesso, entra Andreani, ha chiaramente la necessità visto il gran caldo e visto che si tratta della partita numero 5 per l'Italia, far ruotare le giocatrici, prova lo scavalcamento Manojlovic che subisce fallo. 9 metri, Andreani, impiegata come pivot, giocatrice in forza Alleno, attacca Ghiarrua, poi per Fabbo, si va a sinistra, Manojlovic si gira, Ramona Manojlovic aveva confezionato un tiro eccellente, peccato poi per l'errore al tiro. E allora dall'altra parte la Repubblica Ceca, dobbiamo riposizionarci e tenere duro adesso in difesa in questo momento di difficoltà, in attacco il pallone dentro sulla linea, attenzione alla conclusione, arriva la rete del 2-0 di parziale, Drozdova porta la Repubblica Ceca sul più 2 proprio nel finale di tempo, 5 e mezzo da giocare, time out chiamato da Liliana Ivaci sulla panchina dell'Italia. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico azzurro. Riusciti a comprendere poco questa volta del time out di Liliana Ivaci, 10-8 il risultato. Intanto lo speaker della Palabella Italia scalda gli animi
perché in termini di temperatura vi assicuro siamo già abbastanza al caldo. Del pubblico sugli spalti, Podda. De Santis che è rientrata dalla panchina, 10-8 il punteggio. Dentro la palla per Manojlovic, è il terzo passaggio al pivot però che falliamo malamente e la Repubblica Ceca naturalmente non sta a guardare. 3-0 di parziale, 11-8 con 3 tentativi di dare la palla sui 6 metri. L'Italia ha concesso alle sue avversarie 3 occasioni per allungare da una situazione di parità e portarsi adesso sull'11-8 che è anche il massimo vantaggio nel corso della partita. Manojlovic, De Santis, Igiarrua, uno contro uno, la palla per De Santis, Manojlovic, attenzione a Poda che arriva lanciata alla conclusione sul primo palo, riesce a bucare Sharpova per la rete che per l'Italia significa coraggio, significa voglia di rimetterla subito in piedi. Nel mezzo della difesa De Santis con Manojlovic, mentre abbiamo rivisto il gol da parte di Podda. Attacco della Repubblica Ceca, la palla che viaggia a sinistra dove c'è Olinakova che va in elevazione, poi la penetrazione dentro, il gol da parte di Natalie Kupsova. Ennesimo cambio sulla linea dei terzini per la Repubblica Ceca che resta avanti sul più 3. Igiarrua, il suo palleggio, poi la palla per De Santis che deve andare a sinistra di nuovo, prova ad incunearsi dentro, viene fermata però in maniera fallosa Martina De Santis. 9 metri il palleggio di De Santis, il taglio accennato soltanto di Podda che poi resta come doppio pivot comunque tra primo e secondo difensore. Il tiro di Igiarrua, palla che sfila accanto alla porta di Sharpova. Repubblica Ceca che vuole accelerare dall'altra parte, largo il pallone, bel passaggio questo per il tiro che però resta lontano dallo specchio della porta da parte di Konigova. Errore al tiro e mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, sempre più 3 in favore della Repubblica Ceca sull'Italia. De Santis prova Igiarrua in uno contro uno, fallo, pare un po' stanca adesso la batteria dei terzini dell'Italia, meno dinamica sull'uno contro uno, dove peraltro l'Italia è la squadra ad aver segnato di più nel corso della manifestazione. Troviamo questo gol ancora una volta, con pazienza siamo riusciti a far girare il pallone in maniera efficace, brava Igiarrua, e poi De Santis ci ha messo un passo di più del dovuto ad accorgersi che c'era spazio, ma l'esito è quello che conta, l'esito significa averla messa dentro e invece qui dobbiamo chiudere maggiormente in difesa perché la Repubblica Ceca quando arriva sulla linea dei 6 metri o comunque in prossimità all'incirca attorno ai 7 metri e mezzo diventa faccenda complicata da gestire anche per Sizia che aveva fatto registrare buone parate nel corso della parte iniziale della partita. 13-10 il risultato, 1:40 da giocare prima del fischio finale di questa prima frazione di partita. Si chiama questo nuovo attacco dell'Italia con Andreani, poi per vie centrali Igiarrua che va in uno contro uno, scarica ancora su Manojlovic sul primo palo, stacca Ramona Manojlovic e la mette dentro. Ancora una bella rete dell'Italia, ma adesso dobbiamo chiudere là dietro. -2, 13-11. Olenakova va in palleggio, si avvicina, poi fugge alla marcatura, in questo caso Kuksova, e ci sarà anche un 2 minuti per Lisa Ponti che deve accomodarsi in panchina. Tanti, troppi uno contro uno in cui la Repubblica Ceca ci sta lasciando sul posto, in cui l'Italia non riesce a chiudere come dovrebbe e come sicuramente vorrebbe. Momento di difficoltà ora sotto di 3 con l'inferiorità numerica con la quale peraltro dovremo ricominciare anche il secondo tempo.
rientrata Fabbo. E Iarrua che va a sinistra. Fabbo di nuovo, doppio pivot con Iarrua e Andreani sulla linea. Il tentativo di Fabbo che l'aveva messa dentro, compiendo però un'infrazione di passi, 9 metri. Riprende il gioco Manojlovic, deve risalire da destra. Il tiro di Ramona Manojlovic, ma dove ha messo il pallone Manojlovic? Luna Park è premio grosso per Ramona Manojlovic. Pallone sul palo, gran gol questo, attenzione al tiro. Anche qui però abbiamo una gran rete dalla Repubblica Ceca per il più 3 di nuovo. Così si va all'intervallo con questo gol convalidato naturalmente del 15-12 proprio allo scadere. È una battaglia, lo sapevamo, è una partita lunga, una partita da giocare. L'Italia paga la fase centrale del primo tempo in cui con 3 palloni buttati la Repubblica Ceca ha messo dentro 3 veloci contropiede per andare a portarsi su questo più 3, su questo 15-12. Da qui si riparte nel corso dei secondi 30 minuti di questa semifinale dei campionati europei di seconda divisione qui al Palabella Italia di Lignano Sabbiadoro. Ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo per il racconto del secondo tempo qui su Palamano TV. A tra poco.
tre contropiedi nel cuore del secondo tempo, nella parte centrale, hanno voluto dire 3-0 di parziale per la Repubblica Ceca, e questo più 3, il 15-12 con cui Italia e Repubblica Ceca sono andate negli spogliatoi per l'intervallo di questa semifinale dei campionati europei di seconda divisione Under 17 femminile di pallamano alla Palavela Italia di Lignano Sabbia d'Oro. Islanda già qualificata alla finale dopo aver battuto 25-23 la Polonia nella semifinale precedente, e che ora aspetta di conoscere il nome della sua avversaria di domani, finale alle ore 17. Tutto pronto per riprendere a giocare, Italia con l'inferiorità numerica per altri 55 secondi dopo i due minuti combinati a Lisa Ponti nella fase finale della prima frazione di partita. Italia che attacca con l'extra player, dunque con la porta vuota, per provare subito a iniziare con il piede giusto questo secondo tempo. Giro palla con Adele De Santis, anzi Martina De Santis. Adele De Santis segue come al solito l'Italia dalla panchina, naturalmente dentro il pallone per Podda che va a trasformare, rete del 15-13, Luisella Podda, timing eccezionale nel taglio, dobbiamo riposizionarci subito, gran palla recuperata questa, peccato perché Ghiarrua aveva un piede all'interno dell'area dei 6 metri, altrimenti sarebbe stato davvero un gran gioco d'anticipo con la mano davanti alle mani del pivot della Repubblica Ceca, sarebbe stata una palla importante. Dobbiamo ancora riposizionarci dentro, andiamo a riprenderlo noi quel pallone, è palla dell'Italia, eccezionale gioco d'anticipo da parte di Ramona Manojlovic, gran palla che torna in mano all'Italia. E usciamo dalla inferiorità numerica con un parziale di 1-0. Fabbo, Manojlovic, De Santis a destra, Fabbo nel mezzo, ancora a destra il pallone, e Ghiarrua che gioca d'appoggio, la palla poi lasciata a De Santis, si muove centralmente Manojlovic, c'è il taglio di Gozzi, prova Manojlovic in uno contro uno, subisce fallo, ci sarà un 9 metri, colpo al volto subito da Ramona Manojlovic, nulla di grave però per il centrale della nazionale, capitano di questa Italia Under 17, incrocio largo tra De Santis che prova l'uno contro uno, va a sinistra da Gozzi, ancora il 9 metri per l'Italia, De Santis come doppio pivot, il pallone manovrato in questo caso da Giulia Fabbo, poi attenzione al tiro di Manojlovic sporcato dal muro, palla che colpisce il palo e torna nelle mani della difesa della Repubblica Ceca che prova dall'altra parte a riproporsi per provare a sorprendere la difesa dell'Italia che intanto si è già riposizionata, c'è un accenno di uno contro uno da parte di Dankova, il tiro e poi arriva la rete con il pallone che si infila nell'angolo basso. Rivediamo il tiro di Olechova che batte Sizia dalla linea dei 9 metri, arriva la rete del nuovo più 3, 16-13 il punteggio, attacca ancora l'Italia, De Santis, Manojlovic, Fabbo, nuovamente Manojlovic che va in uno contro uno, passaggio lungo direttamente per Fabbo, quasi da fermo però Fabbo, ancora un errore di passaggio al pivot, vediamo di chi è questo pallone, è dell'Italia, la Repubblica Ceca la butta via, Fabbo la accompagna fuori, ci sarà un cambio di posto, con Fabbo che va nel mezzo, si è arrabbiata Ivaci dalla panchina perché non vuole questi passaggi al pivot da parte di Fabbo, perdiamo l'attimo per andare dentro con Manojlovic, tentativo di no look, poi attenzione ancora all'anticipo da parte della difesa della Repubblica Ceca che può andarsene con Olechova in contropiede, il tiro di Olechova, rete della più 4, nuovo massimo vantaggio da parte della Repubblica Ceca sul 17-13 in contropiede su questo attacco prolungato da parte dell'Italia, gioco d'anticipo sul pallone che doveva viaggiare da Manojlovic a Fabbo. Dobbiamo riposizionarci adesso con il nostro scacchiere offensivo per tornare a far male alla Repubblica Ceca. Podda, tanto movimento per l'Italia, il tiro di Fabbo l'aspettava su quel palo, Sharpova però che va a prendersi il pallone e chiede calma alle compagne. Il pallone manovrato adesso da Olechkova, ancora Flekova a sinistra, a destra c'è Cholevova. Uno contro uno, c'è lo sfondamento,
conquistato da Gozzi. Dobbiamo accelerare. L'Italia invece preferisce attaccare con calma e con pazienza. Fabbo posizionata nuovamente come terzino destro. Podda. Ancora Fabbo. Chiama lo schema De Santis. L'incrocio largo per Manojlovic. La palla per De Santis. È posizionata bene la difesa della Repubblica Ceca. Cambio di fronte per andare da Fabbo che viene atterrata. Non ci sono comunque gli estremi per una sospensione temporanea. Uno contro uno da parte di Fabbo, ancora 9 metri. Si va da Podda. Manojlovic, la conclusione di Ramona Manojlovic. Senza paura dobbiamo andare a prenderci questi tiri perché li abbiamo nelle mani. In particolar modo con Manojlovic che sta tirando benissimo anche questa sera. Un campionato europeo su ottimi livelli, quello di Ramona Manojlovic, prestazioni sempre costanti, sempre presente per l'attacco e per la difesa dell'Italia, il capitano azzurro. Flekova, poi Ciolevova, attenzione al tiro e para Sizia sotto fallo, 9 metri. Rischiamo sempre troppo però nel far andare la Repubblica Ceca alla conclusione. In questo caso riusciamo a murare con Flekova. Abbiamo confezionato invece buoni muri, buone opposizioni sui tiri appena fuori dalla linea dei 9, ma all'interno poi la Repubblica Ceca è quasi sempre riuscita a metterla dentro. Il tiro in corsa, rete di Lucy Flekova. Manojlovic, De Santis, la finta in uno contro uno, fallo a favore della Repubblica Ceca. Fischiato dalla coppia arbitrale. E ci sarà adesso una sospensione temporanea per Beverine Ghiarrua. È rimasta anche lei in un uno contro uno con il pivot, come era successo a Fabbo nel primo tempo. Fabbo era stata brava, questa volta invece Ghiarrua non è riuscita, ha perso il tempo. E dunque la Repubblica Ceca ha avuto la possibilità di ottenere la superiorità numerica, la seconda della sua partita, seconda sospensione temporanea nelle fila dell'Italia. 18-14 il risultato, più 4. Olechova nel mezzo, la palla a destra, ci sono spazi però. Il tiro incrociato, rete del 19-14, nuovo massimo vantaggio. Cambio tra i pali. C'è l'ingresso dell'extra player per ovviare alla inferiorità numerica. È entrata Gaia Vinci sulla linea che ha sostituito Sizia. Porta vuota dunque per l'Italia adesso. Manojlovic. Vinci che appoggia il pallone, lo scarico per Podda. Fabbo prova ad andare in uno contro uno, poi Vinci. Rischio con leggero anticipo questo da parte della coppia arbitrale perché Vinci era riuscito a prendersi il tiro, poteva starci il 7 metri. Nulla di fatto, comunque dobbiamo ripartire dai 9. Podda prova a liberarsi dalla marcatura, fallo ancora, 9 metri. 45 secondi di inferiorità numerica per l'Italia. Il tiro di Manojlovic sul primo passo, sta giocando una partita eccezionale Ramona Manojlovic. Gran conclusione anche questa dalla linea, lo stiamo rivedendo nel replay, stacca dai 9 metri e qualcosa in più e va a segnare per il meno 4 Italia. Lo scarico a sinistra, arriva la conclusione al segno con Igova che va a segnare. Ora sta per essere richiamata in panchina Sizia. Entra Di Giugno. I
l'Italia che torna a giocare in 7 contro 7, entra Ponti a sinistra, 20-15 il punteggio. Manojlovic. Chiusa la linea di passaggio proprio per Manojlovic con De Santis che non è riuscito a liberarla. Gajavic sulla linea dei 6 metri come pivot, l'uno contro uno di Fabbo che rischia qualcosina qui in termini di sfondamento, lo chiedeva la panchina della Repubblica Ceca. Possiamo ripartire, ci sarà un cambio però, intanto esce De Santis, Ponti va al centro, Gozzi a sinistra come ala, Manojlovic, Ponti ancora, Fabbo, il tiro di Giulia Fabbo sul palo su cui era appostata però Sharapova che para senza troppe difficoltà, un tiro un po' di frustrazione quello da parte di Giulia Fabbo, stesso tipo di esecuzione da parte della Repubblica Ceca per il nuovo massimo vantaggio, lo stiamo rivedendo, pallone incrociato da parte di Ciulevova che è andata a segnare per il 21-15 più 6, esce Fabbo, entra Igiarrua. Manojlovic, Igiarrua a sinistra, la palla per Ponti che si prende un tiro difficile, poi la palla è per Podda che appoggia con un bel pallonetto, il pallone dentro per il 21-16. L'Italia c'è comunque con un po' di fortuna, ma poi è brava Podda con tanto spazio a freddare Sharapova con un pallonetto che permette alle azzurrine di riprendere ossigeno in un momento di estrema difficoltà. Olechkova, c'è il taglio di Konigova con due pivot, la Repubblica Ceca, palla alta sopra la traversa, dobbiamo ripartire con Di Giugno che raccoglie il pallone dietro la sua porta e la consegna direttamente a Lisa Ponti che aveva trovato un bel tiro in appoggio, aveva sorpreso la difesa avversaria che non si aspettava quel tipo di conclusione, chiede ancora di proseguire, di continuare con questa intensità. Elena Barani dalla panchina dell'Italia affianca Liliana Ivaci. Fallo su Manojlovic. Igiarrua prova lei l'uno contro uno, subisce fallo, 9 metri. Ponti. Manojlovic va in palleggio, poi Igiarrua a sinistra, c'è spazio, Igiarrua va verso destra, non se ne accorge, poi prova un tiro centrale, para Sharapova che non trova compagni da lanciare ma comunque mette a segno un'altra parata importante. Olechkova con la palla adesso manovrata da Flekova. ...21-16 ancora al 42esimo minuto. Olechkova sotto mano, gran gol da parte di Lucy Flekova. Lo rivediamo nel rallenti. Manojlovic prova a replicare l'Italia. Ancora Manojlovic, il tentativo di Igiarrua. Nuovamente Igiarrua, Manojlovic, Ponti. Palleggio, poi stacca Manojlovic, gol fantastico ancora di Ramona Manojlovic che conferma la sua gran partita. Guardate da dove si è presa quel tiro, braccio sul fianco del difensore, serve tanta tecnica per segnare un gol così, l'abbiamo rivisto nel replay. Francesco Egido in regia che coordina la squadra tecnica di Crionet per questa semifinale dei campionati europei. Italia che recupera questo pallone e adesso proverà a ripartire per provare ad accorciare sul 22-17, c'è ancora tempo per provare a rimetterla in piedi ma l'Italia ha bisogno di un passaggio estremamente positivo e non di risposte a sprazzi come è avvenuto in questi ultimi minuti in cui però sono mancati
soprattutto i recuperi in fase difensiva e qualche parata che farebbe molto molto comodo a questo punto della partita. Manojlovic, il tiro murato, la palla resta lì ed è della Repubblica Ceca che questa volta può andare in contropiede con Konigova, che va a trasformare rete del 23-17 quando stiamo per entrare negli ultimi 15 minuti di partita. Fabbo per Ponti. Manojlovic. Ancora Fabbo. Si muove Vinci ottimamente, poi pallonetto. È una perla questa segnata da Gaia Vinci, regalata alle compagne, all'Italia e al pubblico della palla a mano. Guardate come lascia quel pallone, lo spinge in caduta. Rete importante in un momento di precario equilibrio. Uno contro uno cercato in questo momento da Olenakova, che subisce fallo. 9 metri, sempre più 5 Repubblica Ceca. Il palleggio da parte di Kuksova. Ancora una chiusura difensiva su Olenakova, si alza il braccio del passivo, deve riposizionarsi l'Italia. Kuksova, il tiro di Olenakova, palla deviata dal muro e che è ancora delle ceche, sempre sotto passivo. Il tiro alto sopra la traversa di Flekova. Italia che vuole accelerare, vuole andare dall'altra parte. Ponti. Con Gozzi adesso nel mezzo. È entrata Giulia Conte in posizione di terzino destro. Fa il suo esordio nel corso di questa sfida. Prova subito con un incrocio largo a liberare Fabbo, il cui passaggio al pivot viene anticipato. La palla poi è della Repubblica Ceca, nonostante Conte avesse provato con un tuffo disperato a rifare propria la palla. 23-18 il risultato. La Repubblica Ceca attacca con Kuksova, che prova ad andare in uno contro uno proprio su Conte. Il tiro, la penetrazione ha parato Sizia. Ci sarà però un tiro dai 7 metri perché la difesa di Conte e la chiusura è arrivata in ritardo. Dalla linea andrà Olenakova. Il tiro è para Sizia, che riesce a deviare. Resta così il punteggio. Più 5 Repubblica Ceca. Italia con la possibile meno 4 nelle mani. Rifiatano Eghiarrua, Manojlovic e De Santis in panchina. Conte, Fabbo, Gozzi, ancora Conte, giro palla dell'Italia. Prova Fabbo, in due si avventano sul terzino sinistro della formazione azzurra. Ci sarà un 9 metri da cui si riparte. Incrocio, Conte a sinistra, Gozzi accenna solo allo scarico, poi non c'è spazio, ancora Conte, troppi i chili che la differenziano da Olenakova, che la ferma. 9 metri ancora. Fabbo, il palleggio di Gozzi, c'è il taglio, il tiro cercato, l'ultimo tocco è del muro, sarà ancora palla all'Italia. Attacco lungo questo dell'Italia, che sta facendo fatica nel trovare spazio, ma sta provando con caparbietà a costruire questo possibile meno 4. Conte, lo scavalcamento, lascia con la mano sinistra il pallone sotto passivo. La finta di Fabbo, il tiro che è terminato al lato. Errore al tiro per il terzino sinistro della formazione azzurra e la Repubblica Ceca invece trova, in men che non si dica, la via del gol, lo fa con
Pavlina Laskova in questo caso. 24-18 dal possibile meno 4, l'Italia si ritorna e si ritrova, anzi sotto di 6, c'è il cambio, esce Conte che ha fatto rifiatare Manojlovic, la quale rientra adesso dalla panchina. Mancano 12 minuti, 11 in questo istante, al termine della partita. La finta cercata da Giulia Fabbo, gran rete questa da parte di Fabbo, uno contro uno, fulminio, ha lasciato sul posto il difensore, poi ha spolverato l'angolo alto della porta, in caduta la sua rete per il 24-19. La palla larga per Kuksova che prova ad infilarsi, è caduta violentemente a terra e si sono fatte male in due, anche Gozzi è dolorante adesso e viene richiesto infatti l'intervento dello staff medico, in particolare dell'Italia, perché ad avere la peggio è stata proprio Giulia Gozzi che è finita sotto all'avversaria nella caduta. Duro colpo questo incassato da Giulia Gozzi, che resta infatti a terra dolorante. E gioco fermo, 24-19, Gozzi si rialza ma dovrà lasciare naturalmente il campo come da regolamento. Repubblica Ceca 19, Italia, Islanda già qualificata alla finale di domani di questi campionati europei di seconda divisione EHF Championship Under 17 femminile a Lignano Sabbiadoro. Chi vince è automaticamente promossa nella prima divisione Under 17 e Under 19 del 2021. Manojlovic, Fabbo, Iarrua a sinistra, va in elevazione Bevelin e Iarrua sotto la traversa. Questa è una rete importante, questa è la rete del meno 4 per l'Italia, che passa per mani nuove per la verità dalla linea dei 9 metri, perché Bevelin e Iarrua non aveva in precedenza preso tiri del genere. Questa è una notizia sicuramente rilevante nel film di questa partita e di questi ultimi 9 minuti e mezzo. Il tiro cercato e pallone che si infila sotto la traversa, non può nulla Sizia in questo frangente. Ha ripreso il gioco l'Italia con Vinci, sempre 25-20, sempre P5, è durato un attimo il meno 4. E Iarrua, gran gol il suo in precedenza. Manojlovic, ancora Iarrua, la palla per Fabbo che va in uno contro uno, scarica in caduta. Ancora un fischio dalla coppia arbitrale che ferma l'azione dell'Italia, il tentativo di prendere velocità. Il tiro di Manojlovic, Sharpova con il piede riesce a parare e ha provato a sorprendere l'estremo difensore avversario Ramona Manojlovic. Sbaglia anche la Repubblica Ceca con il pallone che termina al lato e possiamo riproporci in attacco. Time out chiamato da Liliana Ivaci, 8 e mezzo alla fine della partita, 51-34 sul cronometro. Andiamo ad ascoltare il time out dell'Italia. Ultimi atomi di vostra forza e dobbiamo riuscire a fare la difesa. Bevel sarà il centro avanti e chiudi. Bene, non andare fuori 9 metri, ok? Seconda di qua, dov'è? Dai, avvicinati, dobbiamo avere forza in attacco. Tirato da 9 metri alto, non li può prendere. Pigna sinistra, finale a Fabbo, Ramona sposta.
5 reti da recuperare, meno di 8 minuti e mezzo a disposizione. È ancora possibile per l'Italia sognare e ipotizzare la rimonta, ma è necessario un passaggio importante, incisivo, profondo nel corso di questa partita, in cui imprimere il proprio ritmo, fare il proprio gioco, recuperare qualche pallone in più di quanto fatto fino ad ora. Manojlovic, Igiarrua a sinistra, c'è ancora Igiarrua, Fabbo a destra, la palla per Fabbo, il passaggio, il tentativo di Noluk, pallone recuperato però dalla Repubblica Ceca che va in contropiede e sbaglia il tiro, palla che batte sul palo. Dobbiamo accelerare adesso, non abbiamo più tempo per ragionare troppo, perché è vero che ci sono i minuti a disposizione per una rimonta, ma è una rimonta dura, difficile, tutta in salita, 5 reti. Manojlovic, il palleggio di Egiarrua, poi ancora Fabbo, passaggio dentro sul pivot, rete da parte di Ramona Manojlovic, calamita sulle mani per raccogliere quel pallone, guardate come l'ha presa con una mano, grande presa da parte di Manojlovic per questo meno 4, 25-21. L'Italia ci crede, l'Italia vuole questa rimonta, una rimonta difficile, una rimonta però da inseguire fino alla fine. Olenakova, e pallone recuperato, possiamo andarcene con Podda che deve buttarsi dentro, va dentro Podda, rete del meno 3, poi si è fatta male in questo caso Luisella Podda che frana a terra. Rivediamo l'azione, ci ha creduto fino alla fine, si è buttata nello spazio, poi qui è scivolata malamente, la smorfia di dolore sul volto di Luisella Podda per la quale probabilmente sarà necessario l'intervento dello staff medico. Si è rialzata Podda, fortunatamente nulla di grave per lei. Meno 3, 25-22, con una 2-0 di parziale l'Italia ha dato una sterzata, una prima sterzata alla partita. Palla in mano alla Repubblica Ceca, inquadratura per Liliana Ivaci. Cholevova, Olenakova, il pallone viaggia a sinistra, l'uno contro uno, deve chiudere l'Italia, lo fa con Egiarrua, è dell'Italia quel pallone, è dell'Italia quel pallone, grande recupero, ancora una volta grande chiusura sul pivot, buona parte di questi palloni destinati al pivot sono stati materia di recupero della difesa italiana che adesso attacca con Manojlovic, a sinistra c'è Igiarrua, a destra Fabbo, il giro palla ancora dell'Italia, Igiarrua, c'è Vinci sulla linea che aspetta il pallone, Igiarrua va in uno contro uno verso sinistra, sgusciante come al solito, Bevelin Igiarrua, Gozzi cede ancora il pallone alla compagna di squadra, poi Fabbo, attenzione al suo uno contro uno, va dentro Fabbo, il pallone sul palo, tiro dai 7 metri, conquistato dall'Italia, possibilità di andare dalla linea dei 7 adesso. 54 minuti. Igiarrua contro Sharapova. E la rete da parte di Bevelin Igiarrua per il 25-23. Due reti dividono le due squadre, 5 minuti da giocare, tutto maledettamente aperto. Quando sembrava chiudersi, l'Italia invece ha risollevato la testa con grande coraggio. E adesso il time out lo chiama la Repubblica Ceca. Noi andiamo sulla panchina azzurra, Liliana Ivaci. Abbiamo bisogno di pallone. Brava per due così. Apriti bene che non vedono attivare. Poi anticipate e pronti per attaccare. In attacco. Ci sono 5 minuti. Dobbiamo farcela. Come faccio a dire?
carica emozionale immensa quella di Liliana Ivaci in questo time out. Ha voluto dare fiducia alle sue ragazze in un momento della partita che sorride alle azzurrine, ma non è tutto, non basta, due reti ancora di vantaggio per la Repubblica Ceca e 5 minuti esatti da giocare. Palla in mano alla Repubblica Ceca che ha chiamato il time out con il tecnico Michal Cervenka. Baricentro alto per la difesa dell'Italia con Igiarrua. Il palleggio è nostro quel pallone, è nostro quel pallone. Palla buttata via in questo caso dalla Repubblica Ceca con Smijova e ora possibile meno uno nelle mani delle azzurrine. Ponti per Fabbo. Igiarrua. Fabbo ancora. L'incrocio largo, Fabbo per Igiarrua, il passaggio ancora a sinistra, Igiarrua va in uno contro uno, la lascia Fabbo che arriva in prossimità della zona tiro, c'è la parata, dobbiamo ripiegare in difesa perché la Repubblica Ceca va in contropiede, non deve commettere fallo, in questo caso l'Italia. Konigova va a segnare, 26-23, un errore che ci può stare, quello di Fabbo, che era arrivata comunque in zona tiro, giusto prendersi quel tiro. Tre reti e meno di 4 minuti, 3:45 da giocare. L'incrocio, Igiarrua, il tiro, la palla sulla traversa, la sfortuna questa volta sull'Italia, piede ancora possesso azzurro, la palla è finita sui piedi della difesa della Repubblica Ceca, brava Vinci a crederci in questo caso. Ancora Igiarrua, il gioco d'anticipo, c'è spazio, andiamo da Ponti che si prende un tiro non facile, la trasforma Lisa Ponti, rete del 26-24, c'è ancora tempo per crederci, rivediamo il gol, qui salta la difesa della Repubblica Ceca, lo scarico e poi Ponti che ne è contromano da quel lato, è destra di mano, non è semplice, anzi è complicatissimo prendersi quel tiro con il pallone che pesa un quintale in questa fase della partita. 26-24, 3 minuti da giocare, attacca la Repubblica Ceca con il pallone che scivola via, nuovo possesso recuperato dalle azzurrine, errore ancora in fase di gestione della palla da parte della Repubblica Ceca e adesso questo è un attacco che pesa più di quello trasformato da Ponti in precedenza. Fabbo, Igiarrua, Manojlovic al centro, appoggia Vinci che lascia a Igiarrua. La palla per Manojlovic, lo scarico e palla che esce, scivola via dalle mani di Gozzi, errore nel passaggio da parte di Ramona Manojlovic a 2:05 dalla fine della gara. Peccato per questa palla mal gestita stavolta dall'Italia. Sempre baricentro alto della difesa con Igiarrua a chiudere la linea di passaggio, la palla gestita ancora dalla Repubblica Ceca, si va a sinistra dove c'è Flexova che va in uno contro uno, prova il passaggio al pivot, è ancora una palla recuperata, dobbiamo andarcene, errore di passaggio ancora una volta da parte dell'Italia che voleva un tocco e la Repubblica Ceca poi va a segnare. La percezione è stata di un tocco da parte della Repubblica Ceca, peccato però perché per la seconda volta l'Italia deve mordersi le mani per aver recuperato ancora una palla in difesa e averla buttata via nel tentativo di andare dall'altra parte. Adesso è dura, è durissima, 1:15 da giocare, 1:10 in questo istante, 27-24, abbiamo bisogno di un gol nell'immediato, invece Šarapova para e con ogni probabilità adesso mette in cassaforte il passaggio del turno della Repubblica Ceca. A questo punto serve un miracolo all'Italia per provare a rimetterla in piedi per l'ennesima volta. ...40 secondi alla fine della partita, time out chiamato da Michal Cervenka. Ascoltiamo Ivaci.
qualità, time out dall'Italia. Un po' di tempo, facciamo uomo, recuperiamo la palla, dai! Uno, due, Italia! Secondi, 3 reti per la Repubblica Ceca, che adesso non dovrà far altro che gestire con saggezza questo pallone. Italia che proverà comunque, come indicato da Elena Barani, in ogni modo a rifarla propria, a recuperarla. Ma il cronometro è impietoso naturalmente con le azzurrine. Mancano a questo punto 30 secondi al fischio finale. Il pallone che viene parato da Sizia, palla recuperata dall'Italia che comunque deve in qualche modo accelerare. Fallo fischiato a Vinci, ci sarà un 2 minuti. Cronometro fermo a 59-48, mancano 12 secondi. C'è tempo per provare a mettere dentro quantomeno il meno 2. Ma sulla parte bassa dell'inquadratura salta e festeggia la Repubblica Ceca. Para Sarpova sul tiro. Repubblica Ceca, finale contro l'Islanda. Questa è la finale dei campionati europei di seconda divisione qui a Lignano Sabbia d'Oro. La Repubblica Ceca batte 27-24 l'Italia, un break di 3-0 nel primo tempo, 15-12, e poi quel divario che è aumentato nel corso del secondo tempo. L'Italia ha avuto modo di ricucirlo, è tornata sotto rispetto all'avversario in un paio di occasioni, non è riuscita però ad affondare il colpo e ha vissuto una partita in salita, una partita difficile. La Repubblica Ceca ha fatto valere tutti i suoi cambi, era una delle squadre favorite per arrivare fino in fondo. Italia che comunque domani disputerà la finale per il terzo e quarto posto deve salutare il sogno della promozione nella prima divisione del 2017 e del 2019, proverà in ogni modo a portarsi a casa una medaglia qui in casa alla Palabella Italia, e lo farà affrontando la Polonia, già battuta 30-27 nella fase a gironi. Adesso squadre schierate perché c'è la consueta nomina degli MVP da una parte e dall'altra. Naturalmente negli occhi delle azzurrine c'è tanta delusione, perché la Repubblica Ceca ha, è vero, condotto sempre in termini di punteggio, ma non ha sempre dato l'impressione di essere inarrivabile per l'Italia, anzi l'Italia ha avuto in diverse occasioni la possibilità di rimetterla in piedi in maniera definitiva. MVP Ramona Manojlovic, partita davvero superlativa la sua, peccato per quell'errore su quel possesso così importante nella parte finale, ma ci sta, tanta stanchezza anche per una delle giocatrici con il minutaggio più elevato nelle fila dell'Italia. E adesso, nonostante si stia parlando di ragazze di 16 anni, Manojlovic da capitano è andata a consolare una per una le compagne. 27-24, questo è il finale con cui la Repubblica Ceca elimina l'Italia nella corsa verso la finale dei campionati europei di seconda divisione a Lignano Sabbia d'Oro. Italia che domani scenderà in campo alle ore 15 per sfidare la Polonia per la conquista della medaglia di bronzo. La promozione sarà affare di Islanda e Repubblica Ceca, finaliste e in campo domani alle ore 17. Per questa sera è tutto dal Palabella Italia di Lignano Sabbia d'Oro. Grazie per essere stati con noi. Da Matteo Aldamonte un saluto e l'augurio, quello di sempre. Buona pallamano a tutti, alla prossima.